Alluvione maggio 2023, Figliuolo firma l'ordinanza. In arrivo a Fano 300.000 euro per la sistemazione delle frane e la messa in sicurezza delle strade, ripristinando la viabilità. Il Pincio di Fano dice finalmente addio al casottino in legno sotto Porta Maggiore. Al suo posto verrà realizzata una lastra in vetro per ammirare gli scavi sotterranei. Assistenza agli studenti disabili, 5 Stelle e Fratelli d'Italia vanno all'attacco. Il comune è in ritardo sul bando di gara e ci mette una pezza. Tinti risponde, messe in campo risorse proprie per avviare il servizio dal 13 settembre. Iniziata la raccolta firme a sostegno della proposta di legge per introdurre il salario minimo a 9 euro l'ora. I cittadini commentano, è una forma di tutela per i lavoratori. A Pesaro dal 9 al 12 settembre torna la Fiera di San Nicola, presenti oltre 500 ambulanti. Al parco di Centinarola di Fano l'Avis organizza la seconda parte di Colora la Vita Random Edition. Il ricavato dell'evento sarà destinato a Casa Serena. Mercoledì 6 settembre, benvenuti ad una nuova edizione di Occhio alla Notizia. In primo piano l'alluvione che lo scorso maggio ha messo in ginocchio l'Emilia-Romagna e la parte nord delle Marche. Oggi il vice sindaco di Fano, Christian Fanesi, ha annunciato un ulteriore finanziamento di 300.000 euro per la sistemazione di alcune strade di campagna. Il servizio è di Simona Zonghetti. Buone notizie per la città della fortuna. Il commissario straordinario alla ricostruzione, generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo, ha inviato alle regioni Emilia-Romagna e Marche l'ordinanza con la quale si forniscono le indicazioni per procedere al finanziamento degli interventi da realizzare in regime di somma urgenza per far fronte all'emergenza provocata dall'alluvione del 16 maggio scorso. Al comune di Fano, come annunciato dal vice sindaco Christian Fanesi, sono stati assegnati 300.000 euro suddivisi in due annualità, 2023 e 2024, per la sistemazione di alcune frane e strade di campagna dove occorre ripristinare la normale viabilità. Una notizia, diciamo, buona, perché questi soldi sono arrivati e quindi un intervento che il comune di Fano ha già pianificato, che metterà in campo, diciamo, entro quest'anno e in parte anche il prossimo anno dovessero prolungarsi i lavori. I mesi scorsi avevate già ricevuto contributi di questo tipo? Sì, esiste un'ordinanza, la 1002, direttamente dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, che ci ha segnato appunto in via d'urgenza 517.000 euro circa, che sono per interventi che abbiamo effettuato immediatamente dopo gli eventi meteorici e per alcuni interventi che stiamo pianificando, come ad esempio la sistemazione della foce del torrente Arzilla, dove a causa degli eventi del 16 maggio il ponte di collegamento tra Lido e Arzilla ha subito dei danneggiamenti. Quindi sono fondi che ci hanno già riconosciuto attraverso questa ordinanza e per i quali stiamo mettendo in campo già la chiamata delle ditte per intervenire immediatamente. In base a quali criteri avete scelto questi interventi? Sono frutto delle segnalazioni fatte dai cittadini nel giorno dell'evento, ma sono frutto anche dei sopralluoghi fatti dai tecnici comunali insieme ai tecnici della Protezione Civile, che sono appunto andati sul posto e hanno riscontrato gli interventi più urgenti e quelli più impegnativi. Sono diversi, sono una quindicina gli interventi. Solo per fare degli esempi, stiamo parlando della strada Ferretta Strada del Giardino, Magliano, la strada da Carignano a Beltrame, la via Madonna del Cavaliere, eccetera eccetera, che sono appunto queste strade dove sono intervenuti eventi gravitazionali sulla strada che hanno occluso appunto il transito normale dei mezzi. E i vigili del fuoco sono intervenuti oggi intorno alle ore 12 a Schieti di Urbino per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura. Il conducente del mezzo, per cause in fase di accertamento, ha urtato contro un palo della pubblica illuminazione, rimanendo con l'auto su di un fianco. A causa dell'urto poi la vettura si è incendiata e la persona alla guida è riuscita ad uscire prima dell'arrivo dei pompieri, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona dell'intervento. Sul posto anche il 118 e la polizia locale.
Addio al casottino in legno al Pincio di Fano sotto Porta Maggiore. Al suo posto verrà realizzata una lastra in vetro per ammirare gli scavi sotterranei. Sono stati scoperti nel 2019, dopo oltre 500 anni, gli antichi cunicoli sotterranei situati sotto Porta Maggiore. Si tratta di due stanze, nello specifico le bombardiere, poste un tempo a difesa all'ingresso della città. Dopo il termine dei lavori di riqualificazione del Pincio di Fano, questo pezzo di storia è stato poi ricoperto con delle lastre di legno incompensato, dando così un brutto aspetto ad uno degli angoli più belli della città. Ma qualcosa sta iniziando a muoversi. Entro l'anno 2023 verranno appaltati i lavori per la rimozione del casottino in legno, per installare poi una vera e propria lastra di vetro. Siamo intervenuti al di sotto proprio per capire, per farne ritrovamento, e oggi per valorizzare al meglio questo ritrovamento siamo pronti a... abbiamo già progettato un nuovo elemento che appunto sarà un elemento, una struttura inclinata con del vetro e anche con del corten. Del vetro perché tutto il ritrovamento, proprio per renderlo accessibile in quanto si potrà accedere poi al di sotto nel momento in cui si continueranno a fare gli scavi, ma un domani chissà potrà essere anche visitabile, perché magari creeremo proprio un percorso dove si potrà approfondire come in tanti altri luoghi della città. Quindi si tratta di una struttura in vetro, inclinata proprio sia per una questione di visibilità, di miglior visibilità, sia per creare un minor impatto anche della struttura su quello che è un contesto monumentale preziosissimo, che tra l'altro in questo percorso che dura da un anno rispetto alla progettazione la sovrintendenza si è già esposta con un parere molto favorevole e ben contenta della struttura che verrà appoggiata. Quindi oltre questa struttura in vetro ci sarà poi anche una porta in corner con il logo del Comune di Fano, una porta che darà accesso al vano proprio sia per approfondire quelli che sono gli scavi e un domani chissà anche per visitare questo luogo come magari tanti altri luoghi della città. E oltre questo, su invece tutta la parte della pannellatura inclinata di vetro ci sarà una serigrafia che sarà scritta in rilievo con una citazione di un artista importante che oggi non sono qui a svelarvi perché sarà veramente una bellissima sorpresa, che richiama la storia e che verrà illuminata poi da raggi solari. Quindi di notte avrà una luce propria e non occulterà la visibilità dello stesso bene nella sua profondità, nello stesso tempo darà ancor più valore. Ecco, abbiamo proprio, questo dimostra che come vedete stiamo intervenendo in più luoghi della città a supporto di quello che è un forte interesse di lancio e di prospettiva, ma di valorizzazione di quelli che sono i nostri beni monumentali. Il Movimento 5 Stelle di Fano oggi è intervenuto sull'assistenza agli studenti diversamente abili nelle scuole statali. Il nuovo anno scolastico è alle porte, hanno dichiarato i consiglieri, eppure il Comune di Fano ha pensato bene di non bandire la gara per gli educatori che assistono gli studenti disabili nei tempi utili, ma di programmarla con scadenza al 18 settembre. Questa inefficienza, hanno proseguito, comporta tre problemi. Innanzitutto i ragazzi che necessitano di un educatore non ne avranno prima del mese di ottobre. Le famiglie sono state lasciate nella disperazione di mandare a scuola il proprio figlio con fragilità senza un aiuto costante. Infine gli educatori, che già di per sé hanno stipendi miseri, si trovano senza lavorare per tutto il mese di settembre. Ed è critico anche il partito di Fratelli d'Italia. Pare che l'assessore Tinti, si legge in una nota, vi metta una pezza cercando di assicurare il servizio fino al 30 settembre per dar modo poi di aggiudicare la gara. Se così fosse, ciò che è accaduto è gravissimo, prosegue la nota, perché i disabili hanno pari diritti di andare a scuola come tutti, senza che le famiglie debbano allarmarsi e correre ai ripari per assicurare ai propri figli l'assistenza a casa, nell'orario scolastico, essendo gli stessi impegnati con il lavoro. E nel pomeriggio abbiamo subito sentito l'assessore al welfare Dimitri Tinti, il quale ci ha confermato che il Comune di Fano ha provveduto ad utilizzare risorse proprie per attivare l'affidamento diretto del servizio, così da consentire l'avvio dal 13 di settembre. Sentiamo.
Vorrei tranquillizzare tutti, in particolare le famiglie delle persone, dei ragazzi con disabilità, che per l'anno scolastico 2023-2024 saranno attivati interventi di assistenza educativa fin dal 13 settembre, cioè dal giorno di apertura della scuola. È in corso una procedura di gara per il nuovo affidamento della gestione associata di questo servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Il Comune di Fano, così come faranno altri comuni, integrerà con proprie risorse in modo tale da garantire anche il periodo di eventuale non copertura da parte della gara, in modo tale da garantire almeno dal 13 fino al 30 settembre il servizio di assistenza educativa per ragazzi o ragazze con disabilità. Dal punto di vista delle ore di assistenza non c'è nessun taglio, perché do dei numeri: quest'anno, nell'anno scolastico che sta per partire, 190 saranno gli studenti con disabilità che usufruiranno di un totale complessivo di 1250 ore settimanali, mentre con 17 nuovi beneficiari, quindi con una richiesta maggiore. Lo scorso anno erano 182, alcuni chiaramente sono usciti, a fronte di 1190 ore, che dimostra che a fronte di maggiori richieste sono state assegnate più ore di assistenza. Comprendo le logiche di contrapposizione politica e non mi stupisce nemmeno l'atteggiamento di chi cerca spesso di soffiare sulla polemica, però non accetto che questo atteggiamento populista si consumi ai danni dei più fragili. Noi abbiamo, insieme agli uffici, insieme agli altri comuni, agito invece con onestà intellettuale, con trasparenza, cercando con la massima responsabilità e attenzione di affrontare da subito il problema prima che si evidenzi la criticità. Dopo 6 anni dall'apertura del primo asilo a Bellocchi di Fano, la cooperativa Dire, Fare, Giocare inaugura il terzo centro di accoglienza per l'infanzia a Villanova. Stefania Bonomi. La prima esigenza di una famiglia in cui entrambi i genitori lavorano a tempo pieno è quella della gestione del bambino, non solo nel corso dell'anno scolastico, ma anche d'estate, dato che le ferie non coprono l'arco temporale della chiusura istituzionale delle scuole materne, soprattutto degli asili nido organizzati all'accoglienza dei bimbi da 0 a 3 anni. È così che l'imprenditrice Francesca Fiorelli, 6 anni fa, ha dato vita alla cooperativa Dire, Fare, Giocare, con l'apertura di un primo micronido a Carrara, a cui è seguita quella del nido di Bellocchi. Oggi, grazie ai servizi offerti, la cooperativa è pronta per inaugurare il 7 settembre la terza sede a Villanova. L'inaugurazione sarà giovedì dalle 18.30 in poi. Durante l'inaugurazione faremo dello spettacolo di bolle giganti per i bimbi, daremo dei gadget e faremo visitare poi la struttura. In passato i bambini venivano lasciati con i nonni molto piccoli, quindi da 1, 2, 3 anni, e quindi mandavano i bimbi dai 3 anni in poi alla materna. Invece nel corso degli anni questa cosa si è differenziata, nel senso che negli asili nidi si sono viste delle abilità che il bambino acquisisce, quindi abilità cognitive, di socializzazione, linguistiche, e quindi arrivano più preparati alla materna sia dal punto di vista sociale ma anche dal punto di vista cognitivo, relazionale. 3 strutture che, grazie alla flessibilità dei giorni e degli orari, riescono a conciliare le esigenze della famiglia e quella dei genitori che lavorano a tempo pieno. Gli orari per quanto riguarda la sede di Villanova sarà aperta dalle 8 fino alle 17 del pomeriggio, mentre la sede di Carrara abbiamo l'apertura sempre alle 8 fino alle 16, mentre qui a Bellocchi abbiamo un orario più prolungato che va dalla mattina alle 7 fino alla sera alle 19. L'attenzione al bambino si concentra sull'inserimento, sullo svezzamento, per arrivare al momento in cui il piccolo imparerà a non utilizzare più il pannolino in previsione dell'ingresso alla scuola materna. Allora, per quanto riguarda l'iscrizione, abbiamo un incontro conoscitivo con la famiglia, che diciamo è quello che ci contraddistingue per quanto riguarda il rapporto proprio che si viene a creare con proprio il genitore, e abbiamo questo colloquio conoscitivo che farà la coordinatrice delle strutture, e poi durante la fase di inserimento verranno chiesti tutti i dati relativi al bambino e
avendo sotto comunque una scheda dove verranno appunto, come possiamo dire, messe le cose riguardanti anche allergie, intolleranze, oppure come appunto è abituato il bambino durante la sua routine a casa, quindi come dorme, che cosa mangia, quali sono i cibi che preferisce, proprio come mangia, cioè se utilizza forchetta, cucchiaino, oppure utilizza le mani, o mangia le pappine, o mangia pezzetti. Quindi si va proprio nello specifico. Abbiamo scelto il privato perché avevamo insomma urgenza di inserire Alessandro, mio figlio, all'asilo già da settembre, quindi per una questione di posti ho preferito avere la sicurezza di avere mio figlio all'interno dell'asilo già da settembre, insomma. La retta è sostenibile rispetto ai vostri stipendi? Per me, per il mio compagno al momento sì. Sappiamo che c'è un bonus nido da parte dello Stato, per cui quello è una buona agevolazione per noi genitori che comunque lavoriamo e abbiamo bisogno comunque di un aiuto, però sì, al momento sì. Il prossimo progetto sarà l'apertura di una Green Nido, ossia un asilo nido che coniugherà tutti i benefici del centro dell'infanzia con l'educazione agricola, che porterà i bambini a vivere all'aria aperta, imparando la coltivazione degli orti, la raccolta della frutta e il rapporto con gli animali da fattoria. E si è svolta la scorsa settimana la conferenza di presentazione delle iniziative per la raccolta firme a sostegno della proposta di legge per introdurre il salario minimo. Marco Lonigro. È iniziata la raccolta firme a sostegno della proposta di legge per introdurre il salario minimo. Il Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Più Europa, Europa Verde, Azione e Sinistra Italiana, tramite i loro rispettivi rappresentanti comunali, durante una conferenza stampa, hanno motivato il sostegno alla proposta di introdurre il salario minimo a 9 euro l'ora. Abbiamo deciso appunto di portare avanti questa iniziativa a primo firmatario Conte per insomma, divulgare al massimo l'iniziativa, una battaglia che comunque portiamo avanti da tempo, al 2018, che è quella del salario minimo. E quindi sosteniamo appunto il comitato salario minimo subito e avremo come Movimento 5 Stelle due banchetti, il 9 e il 16, dalle 16.30 alle 19 in vari punti della città. Il salario minimo si può fare e si deve fare. Si può fare da un punto di vista economico, come dimostrato non solo dall'esperienza di altri paesi a noi vicini, ma anche dallo studio di importanti autorità anche macroeconomiche anche a livello europeo, e si deve fare per una ragione morale e sociale. I nostri banchetti per quanto riguarda Azione saranno i prossimi due sabati, quindi 9 e 16 settembre, alla fine di Via Branca, inizio della Piazza del Popolo. Credo che sia un tema unitivo di tutte le forze politiche, a cominciare da quelle dell'opposizione. Credo che è un tema importantissimo perché si risponde con un intervento sui salari a partire da quella che è la soglia minima per poter dare risposta alle famiglie in grande difficoltà economica per tutta una serie di motivi, dalla post pandemia, la crisi energetica, il caro bollette, l'inflazione. Credo che è un punto di partenza perché mettere mano ai salari è una questione di civiltà oggi. I nostri banchetti sono al momento alla festa dell'unità Villa Fastigio, sono già iniziati fino a domani, poi ne faremo uno all'Ipercop venerdì pomeriggio e poi ne faremo un altro durante un'iniziativa con la responsabile nazionale del lavoro del PD Maria Cecilia Guerra, sabato 16 a pomeriggio alla sala della provincia. Questa proposta di legge è solo un primo passo per invertire la rotta, può essere solo un punto di partenza, ovviamente non è il punto d'arrivo. Allora, i banchetti di Europa Verde, Sinistra Italiana, quindi Alleanza Verdi Sinistra, sono martedì 12 settembre dalle 17 alle 20 all'Ipercop e martedì 19 sempre all'Ipercop e sabato 16 settembre dalle 10 alle 13 in Via Branca, Portale San Domenico. E non risolve tutto, ovviamente poi dobbiamo anche con questa proposta di legge conformarci e rispettare il volere dell'Europa, perché c'è una direttiva europea del 2022 che ci chiede di appunto approvare il salario minimo come gli altri 22 paesi dell'Unione Europea. I nostri banchetti sono sabato 9 settembre pomeriggio qui in Via Branca a Pesaro. Da tempo si parla di salario minimo e l'argomento interessa a tanti cittadini. Camminando per le vie del centro di Pesaro abbiamo raccolto alcuni pareri sul tema in questione. Mi sembra che sia una cosa giusta e corretta, poi dipenderà anche dalle condizioni generali dell'economia,
però che sia in qualche maniera salvaguardato il diritto di chi guadagna poco ad avere un minimo sotto il quale si va nell'indigenza, direi che sia corretto. Calibrato così 9 euro fissi, secondo me è un eccesso. Va posto un limite al di sotto del quale non si può andare neanche con la trattativa. Poi da lì in poi è chiaro che si liberi lì. Dovrebbero viaggiare insieme ai contratti collettivi di lavoro e rimanere comunque sulla nota del non scendere sotto. Questo è quello che penso io. Però lei è favorevole al salario minimo? Sì. Beh, secondo me è una scelta giusta, perché comunque è un'arma in più per i lavoratori, avere qualcosa da utilizzare la contrattazione nel mondo del lavoro, questo semplicemente. 9 euro all'ora, giusto o sbagliato? Secondo me ci può stare, può essere corretto, forse magari un po' di più, arrivare a 10 euro all'ora secondo me è corretto. È giusto, perché comunque sotto 9 euro come fai a lavorare? Cioè, come fai ad andare avanti? Cioè, hai visto quanto costa la vita in Italia? Ed è anche una forma di tutela per i lavoratori. Esatto, secondo me sì. Sarebbe una buona occasione. Cioè, sarebbe una forma di tutela anche per i lavoratori. Assolutamente sì. Garantire il minimo indispensabile, ecco, insomma. Giusto, okay. Metterlo a 9 euro? Non lo so. Potrebbero anche fare qualcosa in più. Io ho lavorato in tutta Europa e in Olanda, in Germania, in Inghilterra il salario minimo c'è, quindi non vedo perché non ci dovrebbe essere anche in Italia. Giusto metterlo a 9 euro all'ora? Ecco, sulla cifra magari non lo so, perché bisogna fare degli studi approfonditi sull'inflazione, il costo della vita e così via, però è chiaro che ci deve essere un minimo che permette a chi lavora 40 ore a settimana di fare una vita dignitosa. Lei invece cosa ne pensa? Concordo pienamente. 9 euro giusto o sbagliato? Beh, non lo so, io non sono italiana, quindi non so bene, ma ovviamente quello che hanno bisogno le famiglie per vivere una vita degna. Tutto quello che un cittadino europeo ha diritto, perché noi viviamo in Europa, non è che siamo in mezzo al nulla, quindi è giusto che un italiano abbia gli stessi diritti di uno svedese, di un danese, di un olandese e così via, quello è importante. Rimaniamo a Pesaro perché è stata presentata la Fiera di San Nicola che si svolgerà dal 9 al 12 settembre. Si tratta di una delle manifestazioni più attese dell'anno che vedrà coinvolti oltre 500 espositori. Tutto pronto per la Fiera di San Nicola che si svolgerà a Pesaro dal 9 al 12 settembre. Parliamo di una delle manifestazioni più attese dell'anno che, grazie alla varietà espositiva pensata per tutti, sa mettere d'accordo adulti e bambini, pesaresi e turisti. La Fiera di San Nicola è una grande festa per tutta la città che ogni anno a settembre si prepara ad ospitare un'esplosione di colori, sapori e suoni. È un evento sicuramente che porta economia, ma altrettanto è anche un evento che crea aggregazione, cioè anche le persone si incontrano per la strada. Poi, come avete visto, anche questo è il terzo anno che facciamo il mercatino per i bambini, che anche lo scorso anno ha funzionato tantissimo, quindi di conseguenza è un evento che dobbiamo assolutamente spingere. Anche il prossimo anno sarà, anche col fatto che Pesaro sarà capitale della cultura, faremo in modo di cercare di renderlo ancora più bello. Quest'anno ci sarà lo spettacolo, come sapete è stata inaugurata qualche mese fa Piazza d'Annunzio, quindi quell'area diventerà anche area spettacolo di intrattenimento per le persone che vengono alla fiera. Ringrazio per la collaborazione tutte le associazioni di categoria, per il lavoro che abbiamo fatto insieme, Pesaro Parcheggi, che è, diciamo, quello che organizza il tutto. Quindi ci vediamo sabato tutti in fiera, mi raccomando, perché dobbiamo aiutare anche gli ambulanti che sono a disposizione e sono lì per vendere tutti i loro prodotti. 550 ambulanti parteciperanno alla Fiera di San Nicola, che non è voluta e apprezzata solo dalla città di Pesaro. Saranno presenti infatti banchi di operatori provenienti da tutta Italia con migliaia di prodotti di ogni genere e per tutte le tasche. Gli ambulanti sì, hanno superato quota 550, quindi a conferma che la fiera è fortemente voluta e apprezzata anche dagli espositori, non solo dalla città di Pesaro, e il giorno in più ne agevola chiaramente la partecipazione. Il percorso, diciamo l'area occupata dalla Fiera di San Nicola, partirà indicativamente da via Mascagni fino a via Fiume e i viali Trieste e Trento. Sono oltre 3 km di percorso fiera, quindi ce n'è per tutti i gusti. Sarà possibile raggiungere la fiera in bicicletta o monopattino, ma anche usufruendo del servizio navetta gratuito.
Pesaro Parcheggi non può tralasciare il tema parcheggi, naturalmente. La fiera è ovviamente congestiona l'area, tutta l'area mare, sia per i residenti ma anche per i visitatori, quindi ci siamo mossi da un lato per i residenti cercando di agevolare la sosta, e quindi i titolari di permesso D2, D1 e zona E, che detto così sembra complicato ma i residenti chiaramente sanno di cosa stiamo parlando, potranno parcheggiare in tutta la zona mare senza dover pagare, quindi sugli stalli blu, e mentre per i visitatori abbiamo attivato il servizio bus navetta. Quest'anno sarà raddoppiato dal parcheggio San Decenzio, dal parcheggio Cimitero, quindi oltre 600 posti auto gratuiti collegati in fiera da una navetta in funzione sabato e domenica dal mattino fino alla sera, e lunedì e martedì il pomeriggio dalle 16 alle 23. Spazio alle vostre segnalazioni. Da Pesaro un nostro reporter di strada ci ha inviato queste fotografie scattate lungo i sentieri di San Francesco per segnalare la strada dissestata. Il telespettatore, che dice di aver sollecitato più volte invano il comune, torna a chiedere su Fano TV un intervento di ripristino del manto stradale. E domenica prossima, 10 settembre, torna la seconda parte di Colora la Vita, l'evento organizzato da Avis Fano dedicato al divertimento e alla sensibilizzazione della donazione di plasma e sangue. Ritorna dopo la grande partecipazione del 22 giugno scorso la seconda parte di Colora la Vita Random Edition, l'evento dedicato ai colori, al divertimento, ma con un occhio di riguardo al tema della donazione di sangue e di plasma. Domenica 10 settembre, con ritrovo alle ore 16 e inizio alle ore 17, al parco di Via Monfalcone, nel quartiere di Centinarola, l'Avis Fano invita tutti i ragazzi, le famiglie e i fanesi a partecipare alla camminata solidale tra mille colori. Iscrizioni aperte, ma sarà possibile registrarsi anche sul posto. La novità di questa edizione è che cambiamo location, perché grazie alla collaborazione con Viviamo Centinarola ci sposteremo al parco del quartiere Centinarola, e quindi tutto l'evento si svolgerà all'interno di questa struttura all'aperto. L'evento ovviamente è aperto a tutti, quindi dai 0 ai 90 anni. Per acquistare i biglietti potete recarvi in sede a Visfano in via San Francesco 53, dove ci saranno sia al mattino che al pomeriggio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 dei nostri volontari, che vi daranno anche tutte le informazioni riguardo a questa edizione. Il costo del biglietto è di 10 euro, dove riceverete anche il kit, e il ridotto è 5 euro per chi già possiede il kit della Random Edition, dove dove acquisterete solo le bustine di colore, mentre invece per i bambini al di sotto dei 5 anni è gratuito. In questa edizione abbiamo pensato anche di condividere una merenda tutti insieme, e quindi vi ricordiamo di portare con voi delle coperte e del cibo, perché alla fine della corsa ci sarà anche un picnic. Ovviamente non mancheranno musica, animazione, grazie alla collaborazione con i DJ e anche con il CSI, che si occuperà appunto di tutta la parte sportiva. E la cosa importante è che Colora la Vita nasce proprio per promuovere la donazione di sangue, di plasma, ma anche di organi e del midollo osseo, ma soprattutto è per fare del bene. E quindi in questa edizione abbiamo deciso di devolvere il ricavato alla struttura Casa Serena di Bellocchi per portare colore nella vita delle ragazze che ospitano. E tra l'altro nella precedente abbiamo avuto la fortuna e l'opportunità di avere con noi alcune delle loro ragazze che si sono molto divertite, quindi l'invito è di partecipare numerosi, perché appunto grazie al vostro aiuto noi potremo sostenere i progetti di questa struttura. Grazie anche a questi eventi, al dialogo con i ragazzi e ai momenti di sensibilizzazione, sono aumentati i numeri di donazioni. Nel 2023 sono state 2.813 le trasfusioni, di cui 1.837 di sangue intero e 986 di plasma. E alla BCC Arena di Fano si torna nuovamente a ridere con i comici del San Costanzo Show, che porteranno in scena Somari di Battaglia. Dopo il grandissimo successo della tournée estiva, in cui siete andati in scena in diversi luoghi delle Marche, tornate all'Arena BCC. E torniamo, sì. Sì, e torniamo. Luglio, agosto, ma anche a settembre, per ultimo spettacolo della stagione estiva, dopo le varie serate in varie località delle Marche, con Somari di Battaglia. Arena BCC alle 21.15, venerdì 8 settembre. Ci saranno vari ospiti,
Rosa della Cecca, Orietta Pedotti, tutti i classici e anche dei nuovi e anche Mirko Ioni. Esatto, mi raccomando, allora quella sera venerdì 8, se non volete sprecare 15 euro a vedere sti puretti, inauguro il mio nuovo ferramenta a Marzocca, Propolotto. È una cosa fantastica. Allora, con un martello, quattro chiodi, vi regaliamo pure i braccioli per le creature. Ma dove? Solo è il giorno dell'inaugurazione. Ma la ferramenta e i braccioli? Mi raccomando, Marzocca, voi uscite da Fano, piatta la litoranea, c'è Marotta, Senigala, poi va con gente. Invece Chiaruccia, c'è l'Arena BTC. Ma chi ha Marzocca ferramenta? Mi raccomando, non... ferramenta. Ma quando mai? No. In caso mai il giorno dopo, ma poi manco app, che dov'è sta ferramenta? Chi è una cosa, è come il Partenon, voi appena la vedete a bocca aperta rimanete. Arena BCC 21:15 venerdì 8 settembre. Ferramenta Mirko e Checco Ioni, mio padre è Checco, siamo padre e figlio, Mirko e Checco Ioni. Voi state alla ferramenta e noi vi aspettiamo all'Arena BCC. Martello, quattro chiodi, 20 sì, euro. E i braccioli. 20 euro vedo i braccioli. Arena BCC. E il corpo bandistico di Cartoceto invece l'8 settembre intorno alle ore 22 inaugurerà la sede musicale in via Ripe, adiacente alla zona sportiva a Cartoceto. La struttura nasce all'interno della nuova Officina della Creatività. La serata vedrà prima il taglio del nastro e poi un breve concerto all'esterno della struttura. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. Adesso ci sono le previsioni del tempo, poi la pubblicità e a seguire uno speciale dedicato alla pedalata alla Perangelica che si è svolta a Serungarina di Colli al Metauro. Vi auguro una buona serata sul canale 19.